serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi car to car, nuovo metodo simile al vecchio, ragazzi. Quindi requisiti, ci servirà questo garage, ragazzi, per forza, per pura comodità, se no sarà un bordello. Ci servirà il Buzzard, quindi ci servirà il CEO. All'interno di quel garage, ragazzi, i veicoli che volete moddare e il veicolo da cui volete prendere le modifiche. A questo punto ci servirà un amico che ci dà una mano e l'abbonamento LS Autoraduno. Quindi tiriamo fuori dal garage il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche, ragazzi. Io userò questo. Dopodiché ci dirigiamo dentro l'autoraduno. Una volta che siamo all'interno, gli diciamo al nostro amico di startare, ragazzi, l'attività, la gara sprint tramite il menu interazione, come vi sto facendo vedere in questo momento. Dopodiché, quando sarà startata, che partirà il timing, ragazzi, dovrà mettersi nello switch di Franklin, come vi ho fatto vedere adesso. Quindi a questo punto lui starterà l'attività, ragazzi, mi arriverà la notifica, accettiamo la notifica e lui, quando parte il tempo, ragazzi, che vedete in basso a destra, si dovrà mettere nello switch di Franklin. Quindi freccia giù, tirate sulla navetta destra, ragazzi, e vi mettete in quella schermata nera e state fermi là. Quindi a sto punto noi invece aspettiamo che passi il tempo, ragazzi, dopodiché, una volta passato il tempo, saremo in questa schermata nera. A questo punto non posso farvelo vedere, ragazzi, perché non ho registrato con OBS, ma dovrete partecipare su Anawak. Quindi chi gioca da PS partecipa tramite il menu PS, chi gioca da Xbox parteciperà tramite il menu Xbox. Una volta partecipato su Anawak, comunque sia qualcuno che mira differente, accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo messaggio, ragazzi. A questo punto saremo in questa schermata del cazzo, frizzati. Cosa dovremmo fare? Menu di pausa, ragazzi, online, andiamo su abbonamento per chi gioca da Next Gen, ragazzi, e stiamo in questa schermata switchando un pochettino a sinistra e a destra. Chi gioca da Old Gen, ragazzi, dovrà andare su Criminal, dovrà andare sul il sito del bunker e aprire il link. Una volta aperto quel link, fare cerchio cerchio per chi gioca da Play e BB per chi gioca da Xbox. A questo punto andate su opzioni e vi uccidete dalla voce ucciditi. Quando, ragazzi, rispawneremo, saremo in questa situazione. Avremo una schermata veramente brutta, sarà questa, ragazzi, e ci farà scendere dal veicolo. Se siete sul veicolo non è un problema, controllate se vi fa muovere. Se vi fa muovere, ragazzi, vi siete riusciti a buggare nella maniera corretta. La visuale sarà veramente impossibile. Quindi a questo punto noi dovremmo andare ad avviare questa attività blu, ragazzi, che mi sono dimenticato di dirvelo prima. Dovete attivarle prima del glitch. Vi darà un errore, lo accettate, ragazzi, e in questa schermata vi dovete dirigere in quel garage dove avete messo la macchina che volete moddare, comunque sia le macchine, perché è massivo, ragazzi. E una volta dal garage dobbiamo entrare dentro. Mi raccomando, se non vi fa entrare è perché avete sbagliato qualcosa prima. Una volta all'interno saremo sempre in questa schermata, ragazzi. Ora noi dovremmo riuscire a salire sul veicolo che vogliamo moddare. Quindi io vi consiglio di mettere i veicoli vicini all'inizio del glitch, in modo tale che fate poca strada. A questo punto, una volta sul veicolo, accelerate, ragazzi, per uscire. In questa maniera ci saremo mezzi sbuggati. Una volta che siamo fuori e scendiamo dal veicolo, dovremmo riuscire a rientrare dentro il garage a piedi, ragazzi. Mi raccomando, perché i comandi sono praticamente invertiti. Una volta all'interno finalmente ci saremo sbuggati, saremo di nuovo nella visuale normale. A sto punto usciamo dal garage, regà, e come al solito dobbiamo chiamarci il nostro Buzzard, diventando CEO, boss del sicuro server, avviando un'organizzazione. A questo punto, una volta arrivato il Buzzard, ragazzi, saliamo sul Buzzard, facciamo girare l'ica bomba e ci andiamo a suicidare con i rotori posteriori. E quando respawneremo, regà, sbadabam, avremo moddato la nostra macchina.
Io l'ho fatto con le ruote di Benny, raga, non pensando che il veicolo è di Benny, quindi la rifarò di nuovo poi con le F1. Ditemi cosa ne pensate, comunque sia. Niente, raga, se volete invece continuare a moddare il glitch è praticamente lo stesso. Non vi resta altro che rientrare con il veicolo che in questa maniera lo salvate, uscite con il veicolo che volete moddare di nuovo. E ragazzi, se per caso uscite a piedi non è un problema, rientrate, salite sul veicolo e una volta che siete fuori fate il solito giochetto del Buzzard. Quindi salite sul Buzzard, vi uccidete e quando spawnerete avrete moddato anche questo veicolo, ragazzi. Quindi a questo punto, regà, per concludere, semplicemente dite al vostro amico di andare in storia, perché lui era ancora nella schermata nera, e una volta che lui andrà in storia si sbaggerà tutto, ragazzi, e avremo moddato le nostre macchine. Regà, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, e sbada bam, al prossimo video, regà, buona visione.